meglio insomma, provare a rispondere all'osservazione che hai fatto prima sui tipi, sui tipi di marijuana che ci sono oggi in circolazione. Intanto, il mercato nero da strada non ha mai avuto, né ha adesso, della cannabis, quindi hashish o marijuana, di gran qualità. Il costo al grammo è molto calato negli ultimi 5-7 anni e spesso, cioè, il che significa che non soltanto la qualità, ma anche la concentrazione dei principi attivi all'interno della sostanza che viene acquistata in strada sono molto bassi. È molto basso. In un mercato libero ma non controllato come è quello attuale, si può fare con quella sostanza quello che si vuole, per cui poi escono gli articoli sul giornale e si viene a scoprire che l'anno scorso a Napoli era stata sequestrata una partita di cannabis bagnata con gli oli delle batterie delle auto per creare l'effetto sballo. Oppure, e questa è una prassi consolidata, aggiungere ammoniaca alla marijuana dà, e spesso quella albanese, ecco, è trattata in questa maniera, dà quell'effetto di sballo, diciamo, di fisico, proprio, che non dà più la marijuana perché non ha principio attivo. All'inizio acquistavano ammoniaca e la bagnavano con l'ammoniaca, poi si è arrivati sempre più a risparmiare sulle sostanze che si usano per avere questo genere di effetti, ed ora ci pisciano sopra e poi le chiudono nelle buste di plastica. Questo è il tipo di marijuana che circola nelle nostre strade e città. Quindi no, ha un principio attivo molto più basso, con altre sostanze, diciamo, da taglio, molto più pericolose rispetto alla sostanza in sé. E questo è un aspetto. D'altra parte, è un po' come il vino, no? Dal Tavernello al Barolo dell'annata importante. Ci sono, seppur coltivati illegalmente, ci sono altre forme di spaccio di sostanze qualitativamente migliori, con tassi di THC di norma più elevati. Ma perché? Se non c'è educazione sulle sostanze, la maggior parte delle persone che acquista cannabis la cerca per il cosiddetto sballo da weekend, ok? Allora sì, il prodotto che meglio può essere interessante per quel genere di richiesta è una cannabis con un tasso di THC molto alto e questa è la novità di questo periodo nel mercato nero, che la sostanza se la si considera tanto come sballo, quasi nullo è il CBD, la concentrazione di CBD, di cannabidiolo, un principio attivo legale, che fa da antagonista al THC. Quindi si annulla quello in maniera tale che tutte le potenzialità del THC, qualunque sia il suo livello nella sostanza, dia l'effetto dello sballo che si richiede. E questo è un altro livello di acquisto, diciamo, e di ricerca. Poi cosa ci sono? Come il vostro concittadino di via, no, non lo dico, chi se la coltiva in casa, invece esce dal, diciamo, dalla criminalità, anche le forze dell'ordine alla fine lo dicono, è uno che si coltiva le piantine in casa, vuol dire uno che non va a acquistare al mercato nero dalla criminalità la sua marijuana, per cui fa qualcosa di illegale ma non sta danneggiando la società, ecco, questo è importante sempre ricordarlo. In quel caso invece si inizia a entrare in un mondo diverso dove ci sono persone competenti e consapevoli su che cosa si vuole coltivare e si cercano le varie varietà. Ci sono quelle come quelle che ricordano, diciamo, la tua gioventù, non so, la skunk, per dire così, con il livello di THC basso, intorno al 7-9%, esistono ancora, così come ci sono anche varietà con il THC al 21% e così via. E uno sceglie, poi è sempre il contenitore la cosa importante, cioè la grappa non si beve, mi pare, in un boccale da birra. Okay? E qua è la stessa cosa, l'importante è sapere cos'è il principio attivo e quanto è il principio attivo contenuto nella propria marijuana, dopodiché si dosa come si dosa l'alcol, tranne i casi di abuso, ma lì si entra nel mondo della sanità, della riduzione del danno e così via. Il fenomeno invece per quanto riguarda le aziende che producono
semi di cannabis, e quindi il mondo dei breeder, dei selezionatori, quelli che fanno gli incroci tra le varie varietà, adesso, meglio da 2 anni, è su tutt'altra ottica e stanno lavorando esclusivamente sul cannabidiolo, sul CBD. Quindi far sì che, perché la ricerca è questa, cioè i conoscitori, quelli che apprezzano la marijuana, non la usano per sballarsi, andare in discoteca, per dire, ok? Hanno un consumo diverso della sostanza. Uno non va a lavorare dopo essersi tracannato una bottiglia di scotch, diciamo. E quindi ecco che il CBD diventa una cosa ricercata e importante, e pertanto le nuove selezioni di genetiche che stanno arrivando hanno sempre una quantità molto alta di CBD. Questo succede soltanto grazie a un mercato che è stato legalizzato, gli Stati Uniti, aumenta la conoscenza, aumentano le informazioni sulle sostanze e quindi anche il corretto approccio e utilizzo delle sostanze. Un mercato esclusivamente illegale ha, sì, quello che dicevi, massificato l'offerta, cannabis o senza principio attivo perché costa molto poco e noi ci aggiungiamo della roba dannosa per dare l'effetto dello sballo, oppure una sostanza buona di qualità ma con alte concentrazioni del principio attivo che dà lo sballo, togliendo tutto il resto. Quando il mercato si regolamenta, legalizza, le persone hanno maggiore conoscenza sulle cose, quindi grazie agli Stati Uniti ecco che le persone possono scegliersi le proprie varietà, ossia la propria quantità di principio attivo e l'interrelazione tra i principi attivi delle sostanze. Come uno prende una bottiglia di vino, la gira e guarda il contenuto alcolico si dice? O alcolemico, questo era il dubbio. Comunque, quella roba lì con il percentuale.